tutto pronto per l'inizio del match di Major, Real City contro Cremonese, match delle la ultima e penultima. Cremonese ferma a 0 punti questa Major, sostituita tra l'altro una nuova Cremonese contro la penultima, un punto del Real City. Due squadre quindi che non stanno attraversando una buona stagione, vediamo la nuova Cremonese se riuscirà a dare un cambio a questa serie di risultati negativi. Prossimo mezzo, secondo palo, colpo di testa sull'esterno. Signorelli, due Signorelli, occhio qui, palla che viene salvata sulla linea da Cataldo. Viene scritto male sulla distinta. Fanuccio, palla dentro e la gran parata di Miraglia, ci dovrebbe essere lo stesso palla, allarga. Palla su, tiro di sinistro, la palata di Miraglia. Palla dentro di Rigamonti e c'è la rete di Marcarelli, 1-0. La sblocca Real City con il gol di Marcarelli. Signorelli allontana, occhio che il pallone non è male. Destro e parata. Tocca per Canessa. Calcio a porta. Miraglia coi pugni, arriva il fischio. Palla dentro, toccata e palla fuori di pochissimo. Marcarelli prova l'1-2, poteva anche calciare a porta. Occhio alla ripartenza. Destro, ancora altra parata grandiosa. Fallo, doppio rimpallo. Fanuccio chiude, poi c'è Signorelli. Cambia gioco. Sinistro, Gargiulo. Signorelli, palla verso il compagno, in aria. Destro col pallonetto in chiuso. Guarda i compagni, lancia Marcarelli, ottimo lo stop, ottimo il lancio. Marcarelli, alto, Ariale. Finta, poi tacco, Signorelli col destro, palla. Con il destro, tiro deviato dalla barriera che si era aperta. Pallone per Canessa che prova a prolungare. Poi occhio a questo pallone recuperato, destro ribattuto. C'è Perrone, finta, sinistro. E gran gol, 2-0, raddoppio per il Real City con Perrone. Perrone mette giù, Marcarelli riparte lanciando lungo, gran palla verso Rigamonti che tocca per Canessa che appoggia dietro. Perrone controlla, finta, destro fuori, che occasione. Perrone in avanti per Panunzio in aria. Palla che resta lì, rovesciata e palo. Poi Canessa con la rabona dentro, ancora altro tiro tentato al volo. Il primo tempo 2-0 Real City sulla nuova Cremonese. Questa sfida tra ultima e penultima della Major. Cataldo, tesoro, a spazio, calcia col destro, palla arriva Rigamonti. Porta palla, cerca il tiro, palla Marcarelli, accelera. Palla dentro, Perrone in aria, punta, doppio passo, va via, destro! E altro gran gol di Perrone, 3-0, doppietta per lui. Titi che era penultimo a un punto, sale a 4, mentre qui palla persa. La para Gargiulo. Lucci non controlla bene, palla persa. Napolitano, anzi non è Napolitano. Palla lunga, Napolitano con la testa. Ancora Marcarelli, doppio rimpalli. Alla fine il destro di Perrone ribattuto, poi il destro di Panunzio, 4-0 e il gol è di Panunzio. Punta di Panunzio, Miraglia, chiuso però, Marcarelli, porta palla lui, calcia col sinistro, Miraglia respinge, poi Perrone dentro, allontana, cross dentro, Marcarelli anticipato, destro di Rigamonti. E fischio finale, 4-0, poker del Real City sulla Cremonese, sulla nuova Cremonese. Allora finisce così, Real City vince 4-0 sulla nuova Cremonese. Vieni Varreale, partiamo da te, la nuova Cremonese. Allora non è stato un ottimo esordio per voi, però sicuramente la prima partita sicuramente si deve e si può migliorare. Sì, sì, sicuramente è presto per trovare qualche conclusione. Sicuramente è mancato qualcosa al centrocampo, però qualcosa di buono forse si è visto. Ripartiremo dalla prossima sicuramente. La squadra sarà questa, confermata? Sì, sì, confermiamo questa. Abbiamo altri due ragazzi che attualmente non sono dentro, però ci daranno una mano nelle prossime sicuramente. E allora, in bocca al lupo. Grazie, Greg. Esperienza dello Sbordone League per voi della Cremonese. Parliamo invece di un Canessa, capitano, e Panunzio,
che ci teneva tanto a essere. No, visto, sì, sai che ci sta, ci sta che doveva dedicare il gol alla fidanzata. Vero. Sì. Aspetta, ma sono qua. Questo facciamo, la diamo in onda oppure lo tagliamo? No, no, è quello della torta. È tutto in diretta, ok. Allora, mentre prendo le chiavi a Varriale. La ringrazio. Abbiamo fatto 4-0, la prima vittoria finalmente. Prima vittoria, eravate fermi a un punto. Ora 4 punti in classifica, staccate proprio la Cremonese ultima che rimane a 0. E non ci fermiamo più. Esatto. Quindi questo volevo chiedere, il futuro? Vincere Marche alla prossima. Le facciamo tutte. Tutte. Vinciamo il torneo, mister? No, il torneo è un po' difficile, però le ultime del giro le diciamo tutte quante. È l'inizio di una scalata. Sì, sì, abbiamo cambiato passo. Abbiamo eliminato ancora qualche elemento che dà disturbo. Poi tipo mister? Tipo Perrone che non passa la palla, e vogliono due palloni per lui. Lui deve venire senza la fidanzata se comincia a rompere scatole tutta la partita. E questo è. Allora, ragazzi, me lo dedico a voi, i nostri fans. Il momento che aspettava da 50 minuti di partita, a chi dedichi il gol? A lei. A Mascia. La fidanzata di Panunzio. Perché allo Sbordone League, come dico sempre, su Instagram. Perché come dico sempre, allo Sbordone League l'importante è il pallone, ma anche l'amore, esatto. Ragazzi, non ve lo scordate. Ciao Panunzio, ciao ragazzi. C'è Liccardi, c'è Ruggiero, vi voglio bene, siete la mia felicità in questa domenica di sole. Buonasera. Ciao ragazzi.